due pareggi per le italiane impegnate nel martedì di Champions League: Shakhtar Donetsk, Inter 0-0, Atalanta Ajax 2-2. Stati d'animo diversi, classifiche diverse per due nerazzurre. A Kiev, secondo pari consecutivo per l'Inter contro la squadra che nel primo turno all'Alfredo Di Stefano di Madrid aveva sconfitto il Real di Zidane. Nerazzurri specconi e sfortunati, due traverse colpite. Prosegue il momento nero del nervoso Martinez, incapace di capitalizzare una ghiotta occasione da gol. Barella e Lukaku fermati dai legni, l'attaccante argentino invece si pappa un gol incredibile. Lo 0-0 finale non rende giustizia all'Inter, il girone resta in salita. Nell'altra sfida il Borussia pareggia 2-2 contro un Real non proprio brillante, ma che non molla mai e rimonta dallo 0-2 tra l'89esimo e il recupero. Pertanto ucraini al comando con 4 punti, Inter e Borussia 2, Spagnoli 1. La squadra di Conte si giocherà il passaggio agli ottavi di finale nei prossimi due match contro i madridisti. Il 3 novembre in terra di Spagna, il 25 novembre al Meazza. Non sarà facile perché il Real è sempre il Real, anche se per ora non brilla.